Uno degli attori emergenti del cinema italiano, Federico Cesari, è stato ospite al Lucca Film Festival per ritirare il premio Nuovi Protagonisti. Sugli schermi televisivi fin da giovanissimo con i Cesaroni, ha avuto una pausa di alcuni anni per laurearsi in medicina e poi arrivare al grande pubblico con la serie Scam Italia e con la prima stagione di Tutto chiede salvezza, che proprio in questi giorni torna con la seconda stagione su Netflix. Sono molto contento, insomma, per me è un grande onore. Sempre bello, insomma, venire ai festival, a ricevere premi, insomma, incontrare persone, quindi sono molto contento del percorso che ho fatto finora, quindi sono grato, dai, un bel periodo. Che cosa ti deve piacere in un film per accettare una parte? Ma diciamo che di base deve esserci la volontà di un racconto, di raccontare fondamentalmente un messaggio che condivido. E poter, per me è più importante la volontà del racconto e di quello che si vuole trasmettere alle persone che trovare un personaggio interessante. Io non guardo molto il ruolo, la quantità più che l'interezza del progetto, ecco, quella è la cosa che mi interessa di più. Insomma, io sono grande fan del cinema, quindi sposo il progetto e l'arte in primis, indipendentemente dal personaggio. Ti piacerebbe anche teatro? Sì, mi piace teatro, ho fatto una tournée lo scorso anno, mi è piaciuto molto, un'esperienza abbastanza diversa, però il teatro ad esempio mi dà quel senso di collettività che un po' mi manca nel lavoro, nel cinema e nella serialità, insomma, quel senso di collettività che un po' io ricerco e in cui c'è veramente la percezione di fare tutti qualcosa per il bene del progetto. Ci dovrebbe essere anche nella serialità e nel film, però magari queste cose un po' più manchevole a volte in alcuni progetti, invece a teatro, insomma, è un'unica grande squadra che punta a un risultato e c'è grande collaborazione. Trovato. Che rapporto ha con la Toscana? Io adoro la Toscana, ci ho già girato un film qui in Toscana, per me è un posto magico, adoro tutto e per me la natura che c'è qui in Toscana, le città che ci sono in Toscana sono imbattibili. Immagino avrai tantissimi progetti, dopo Tutto chiede salvezza? Sì, adesso sto lavorando a un progetto, parto prossima settimana, sono molto contento, ansia come sempre prima di iniziare un progetto, però insomma questo è quello che ci tiene a galla in qualche modo.